La terra è piana, è un fatto. Non importa quello che credete, perché se studiate il modello eliocentrico si trovano delle enormi anomalie. Se cercate la verità, posso garantirvi che è molto più difficile che assorbire passivamente le menzogne. Sicuramente conosciamo molto più di quello in cui credete, ricordatelo. Un tempo eravamo quello che voi siete abituati ad essere, e qualsiasi obiezione che si affaccia alla vostra mente l'abbiamo scardinata da soli. È abbastanza facile farlo una volta che hai compreso che la Terra è piana. Non potete nemmeno immaginare perché molti pensano o credono che chi ha scoperto che la Terra è piana è stupido, e spesso veniamo definiti idioti, anche se a nessuno piace essere definito così. Forse perché non siamo così stupidi, forse perché quello che pensate, meglio, quello in cui credete, è una stupidata. Chi sta dietro le scene sta lavorando molto pesantemente per farvi credere che pensiamo che la Terra sia un piano che si trova nello spazio, che vola nel sistema solare dalla quale saltare per trovarci nello spazio. Non è così. Posso assicurarvi che questo è veramente stupido. Non abbiamo nulla a che fare con la Flat Earth Society, la società della Terra piatta, dove affermano che fanno parte un sacco di persone. Nessuno, specialmente qui in Italia, ha mai incontrato uno di questi interlocutori. È una controinformazione controllata che mescola fatti di verità e di falsità, come fanno i gatekeepers. E non sono pochi. Attraverso il prestigioso indice alfabetico trovate anche il video Flat Earth Society, gruppo di opposizione controllata. Quelli che voi avete etichettato terrapiattisti sono persone semplici in cerca della verità che verificano con fatti empirici, ripetibili, scientifici e non ingurgitano teorie matematiche storiche che si protraggono e vengono iniettate attraverso il sistema scolastico obbligatorio fin dall'età infantile. Fanno in modo che incameriate dati senza mai mettere in dubbio nulla. Fanno in modo che non vi poniate domande perché una volta che aprite gli occhi, meglio la mente, sanno che fareste altre domande, molte delle quali non troverebbero risposta. Non siamo legati gli uni con gli altri, non facciamo parte di nessun club, siamo autonomi ed è questo il motivo che più preoccupa l'elite. Abbiamo visto Netanyahu la scorsa settimana che ha parlato della società della Terra piatta, in passato presidenti come Barack Obama e addirittura Zaia, durante la pandemia che hanno tirato in ballo i terrapiattisti. Lo dico ai complottisti, ai terrapiattisti, a tutta sta gente che fa video, dichiarazioni. Poi tu puoi anche pensare che la Terra sia piatta, che non sia un geoide, puoi anche pensare che il Sole gira attorno alla Terra, che Galileo si sia sbagliato, puoi pensare un sacco di robe, ma almeno rispetto per i morti. Perché? Perché hanno paura che le anime libere, i vivi, possano sgretolare il loro trono fatto di menzogne che sta in piedi come un castello di carte. Solo gli stupidi possono credere al globo che gira nello spazio. Studiate, fate le vostre ricerche liberamente e scoprite le menzogne del sistema. Sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Il primo per capire che stiamo sperimentando le nostre esperienze sul meraviglioso regno piano. Il secondo per liberarci dalle catene dei credo che ci tengono legati alle paure. Siamo nati liberi. Ci hanno tolto la libertà, sta ad ognuno di noi ritrovare la propria libertà. Smetti di credere agli altri, nessuno verrà a salvarti, sappilo.